il progetto degli orti di città, degli orti sociali, che sono partiti grazie ad un'iniziativa di Legambiente a Pontecagnano e ad Eboli, e stanno per partire anche a Succivo, in provincia di Caserta, ma presto, speriamo, possano essere realizzati anche in decine e decine di altri comuni campani, grazie ancora una volta ad un'iniziativa di Legambiente che si chiama Mille Orti per la Campania. Un'occasione però anche per una nuova socializzazione, per l'incontro tra le persone, gli anziani e i giovani. Cosa dovrebbe insegnare la scuola oltre alle discipline tradizionali, alla matematica, alla storia, alla geografia, l'italiano? Beh, c'è un dibattito, esperti da tutto il mondo, da anni, parlano tantissimo di competenze per la vita. Oltre a tutti questi skills, vengono chiamati in modo tecnico, ci sono anche la capacità di comunicare, la responsabilità sociale, il saper vivere in relazione con gli altri in modo positivo. Ci sono tante capacità che alcuni dei progetti che la Fondazione Mondo Digitale fa vi permette di esercitare, o per far scoprire un po' tutto quello che è il mondo legato all'educazione ambientale, alle coltivazioni biologiche, e in cambio di questo loro impegno, di questo trasferimento di conoscenza, voi bambini insegnerete agli anziani tutti i segreti di internet. Qualche anno fa, alla fine di un incontro in una scuola materna, una bimba alla fine dell'incontro disse, dopo aver sentito parlare del mare, dell'ambiente, della terra, dei problemi della città, la mancanza di acqua in alcune parti del mondo e così via, e delle responsabilità di tutti, no? E della necessità che tutti insieme si fornisca, si dia una risposta, questa bimba di 5 anni affermò: ma allora il mondo è tutto attaccato? Esattamente così, il mondo è tutto attaccato. E il fatto importante è che gli uomini siano tutti attaccati, le generazioni siano tutti attaccate. Quali sono questi strani mostri che si nascondono nel computer, che permettono poi di fare tante cose che noi quotidianamente facciamo con questo strumento? Ecco, una volta che noi abbiamo la curiosità, quindi abbiamo anche la possibilità, abbiamo un potere immenso, e possiamo davvero scoprire che per fare alla fine agricoltura non ci vuole molto, non ci vuole una grande conoscenza, così come per... Io a casa non sto bene, quando vado all'orto zappo anche il terreno, faccio tutto, vado a comprare le piantine, le metto. E poi c'è un'aggregazione tra tutti gli ortolani, che è una cosa stupenda, perché ci confrontiamo, ci vengono a aiutare se abbiamo bisogno. Io quando arrivo all'orto saluto tutti, perché è come una famiglia. Quindi abbiamo appreso con grande soddisfazione il fatto che questi ragazzi che cercano di apprendere qualcosa da noi adesso ci potranno restituire le loro esperienze del computer. Io quindi personalmente credo che sia un'iniziativa da portare avanti con tutto l'impegno da parte. Io a coltivare con mio nonno per la prima volta mi sono divertito tanto, ho capito un sacco di cose. Per esempio la zucca si deve piantare all'inizio dell'estate, perché in inverno la terra è troppo fredda, allora il seme non riesce a crescere. Stella ci ha insegnato a riconoscere le piante che nascono spontaneamente.